Giocano spensierati a calcio balilla, a sfidarli il prefetto di Venezia. Il portico è quello di Villa Isonzo a Stra, dimora confiscata diversi anni fa ad Andrea Battacchi, ex affiliato alla mafia del Brenta. I due bambini sono tra i 9 profughi ucraini ospitati in quella che fu l'abitazione di un ex fedelissimo di Felice Maniero. Da casa di un affiliato alla mafia del Brenta è diventata sede di associazioni, di una scuola di musica, della protezione civile e poi da 2 settimane è diventata casa per i profughi ucraini. Quindi ha fatto un bel percorso, sì, questa casa. Questo è un vero e proprio modello di accoglienza in tutti i sensi, perché da una situazione criminale siamo passati ad una situazione di accoglienza, una situazione umanitaria, e questo grazie alla disponibilità, all'intraprendenza e al sacrificio del comune di Stra, che è un vero e proprio modello da questo punto di vista. Altre 13 persone, donne e bambini ucraini, sono state accolte da famiglie nello stesso paese del veneziano. Io ospito una mamma e una bimba di 9 anni che vengono dall'inferno di Kharkiv, quindi potete immaginare. Sono con noi dal 17 di marzo. Sta andando abbastanza bene, diciamo che da una parte siamo fortunati perché la mamma conosce bene l'inglese e quindi sta andando bene dal punto di vista del dialogo, anzi stiamo insegnando l'italiano, eccetera.